Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Ditemi già da subito come si vede questa nuova fotocamera. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti ragazzi. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qui per parlare dello sport in Germania. Come potete vedere, a parte il cavo che è in mezzo, ho una bella maglietta. Questa maglietta l'ho comprata su Amazon a 15 euro perché è un po' tipo difettosa. Credo qui sia difettosa, ma non capisco se è difettosa, tarocca, perché qua lo stemma è ricamato e anche qua il simbolo della Puma è fatto bene, quindi non capisco se sia falsa o vera, ma comunque bella. Badotelli 2000, quando era? 2000? 2012, se non sbaglio. Europei 2-0 la Germania. Vabbè, siamo qui per parlare dello sport in Germania. Allora, io in Germania faccio sport a scuola, che è suddiviso in 2 ore separate. Un'ora, che sarebbe più un'ora e mezza, il martedì, dopo la quarta ora, non vado a casa per mangiare, vado direttamente in una palestra che c'è qui e noi facciamo degli argomenti. Gli argomenti che abbiamo fatto quest'anno sono stati basket, step aerobica, parkour e adesso stiamo facendo pallavolo. Questi temi, a parte basket, ok, che io ho giocato 10 anni a basket, però sì, è bello, e anche pallavolo diciamo che me la cavicchio. Parkour anche era be bellino, però abbiamo fatto tipo 3 mesi di step aerobic, che è tipo fare i balletti, tipo. E vabbè, l'abbiamo fatto malissimo, se controvoglia, perché era un bruttissimo argomento. Nonostante ciò, abbiamo fatto anche delle presentazioni di ginnastica, di sport, qua si chiama, non si chiama ginnastica, di sport, che una era sul parkour e un'altra era sulle tecniche del parkour, e poi dovevamo esporla. Comunque il mio voto qui in Germania per adesso è good, che dovrebbe essere circa un 8, perché c'è sehr gut, che è molto bene, e good, che è quello subito dopo. Poi abbiamo a casa, vado ogni tanto, non vado con molta frequenza, sotto nella taverna, che in tedesco si dice Kella, a fare degli esercizi, per esempio con degli attrezzi che hanno loro qui sotto. Oppure, sapete cosa faccio? D'inverno non l'ho fatto molto spesso, ma adesso sto ricominciando a farlo. Sono andato a correre. Vado a correre fino sul Reno, come avete visto da uno degli scorsi video. Quindi il video finisce qui. Ditemi se vi è piaciuto nei commenti. Scrivete qualche consiglio per qualche consiglio per un nuovo video. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! The other side.